Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, grazie. È un onore vedervi in così tanti, così numerosi. Che bella squadra, che bella avventura. Oggi può essere una giornata davvero storica, perché oggi potremo a breve eleggere il primo presidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Sappiate che ci siamo comportati molto bene, che abbiamo fatto tutte le mosse giuste che dovevamo fare. La strategia è stata ottima nel rispetto del voto popolare, nel rispetto delle scelte di tutti i cittadini che chiaramente si sono espressi in maniera chiara. Quindi forza e coraggio, perché oggi potrà essere una delle giornate più importanti nella storia del Movimento 5 Stelle. In bocca al lupo a tutti. Allora, buongiorno a tutti. Ho appena sentito Matteo Salvini. La presidenza della Camera va al Movimento 5 Stelle. Allora, come sapete, ieri sera noi abbiamo detto chiaramente che eravamo disponibili a votare il nome che veniva dall'altro vincitore, cioè che ci avrebbe fatto colui che sta parlando a nome del centrodestra, per tutto il centrodestra, che era la Bernini ieri sera, la senatrice Bernini. Noi abbiamo proposto Riccardo Fraccaro, che vedete qui vicino, che è una persona che è stato segretario di presidenza per 5 anni con me. Abbiamo in questo palazzo abolito un sacco di privilegi, di sprechi. Ovviamente noi abbiamo posto molti veti, loro hanno posto un veto su Riccardo e io personalmente non avevo intenzione di accettare questo veto, ma Riccardo mi ha chiamato e mi ha detto: io sono a disposizione del Movimento, faccio un passo indietro perché la presidenza della Camera del Movimento è più importante di qualsiasi cosa. E aveva un significato Riccardo, perché Riccardo conosce benissimo i bilanci di questo palazzo ed è stato anche sostenuto da altre forze politiche nel ruolo per cui è stato individuato, come sono stato individuato io, votato da altre forze politiche, da vicepresidente della Camera. Con Riccardo abbiamo tutti un debito e soprattutto io lo ringrazio perché, come sempre, è una persona che ha lavorato per il progetto e non per se stesso, e sicuramente sarà il miglior ministro dei rapporti col Parlamento che il Movimento 5 Stelle esprimerà al governo di questo Paese. Nell'interlocuzione con le altre forze politiche ho detto chiaramente che noi avremmo proposto un altro nome, e c'è una persona che è stata già votata dalle altre forze politiche nel suo ruolo di garanzia e carica istituzionale, ma soprattutto ci rappresenta al meglio perché è la storia di questo movimento, che è Roberto Fico.
È un'emozione incredibile per noi che negli ultimi 5 anni qui dentro veramente ne abbiamo passate di tutti i colori e ovviamente il nome che è stato individuato e che mi ha detto Matteo Salvini al telefono per il Senato è la senatrice Casellati, che è la persona che voteremo al Senato, e chi vota Casellati vota Roberto Fico alla presidenza della Camera. Roberto. Ragazzi, buongiorno, buongiorno. Molti di voi sanno, molti di voi non sanno quante riunioni abbiamo fatto qui dentro, quante ore abbiamo passato, quante notti abbiamo passato qui cercando di fare sempre la scelta migliore, la scelta che fosse in linea nel rispetto di quello che ci eravamo detti fuori il Parlamento, nel rispetto della campagna elettorale, e qui ci sono state una marea di discussioni, una marea di scelte che sono state spesso anche difficili. Però alla fine io ho sempre sentito che questo movimento cercava in qualche modo di fare in ogni volta, in tutti i modi, la scelta giusta. Io dico a tutti che ci saranno molte difficoltà in generale, le avrete nelle commissioni con gli altri parlamentari, le avrete nei documenti che dovrete leggere, però c'è, l'ho detto anche in campagna a Napoli, c'è solo una cosa che non va mai dimenticata e che deve essere il faro che dobbiamo seguire tutti quanti sempre. Perché siamo qui e cosa ci aspettavamo qui dentro quando eravamo tutti fuori? Se non abbandoniamo questo senso delle istituzioni, è il motivo per cui noi siamo qui dentro e ogni giorno non lo dimentichiamo mai, e allora vedrete che faremo e farete sempre la scelta giusta. Io voglio ringraziare senza dubbio, e lo faccio, Riccardo Fraccaro, perché... Perché in questo movimento dobbiamo essere tutti a disposizione del progetto, tutti a disposizione del grande sogno che da anni cerchiamo di costruire, e arrivare oggi a questo punto è davvero un qualcosa di incredibile, un'avventura meravigliosa che dà un senso di umanità profondo. Io spero adesso, faremo la votazione, poi avverrà ciò che avverrà e poi ci manca il tassello del governo. Noi speriamo in tutti i modi di riuscire ad arrivare al governo con Luigi Di Maio, che deve essere il nostro Presidente del Consiglio e dovrà, insieme a tutto il governo e al Parlamento, applicare il programma del Movimento 5 Stelle, quello che ci siamo detti, quello che centinaia di persone hanno votato. Io cercherò di rispettare in tutti i modi il ruolo che mi avete dato. Io vi ringrazio di cuore perché è un'emozione incredibile. Adesso andiamo in aula, grazie a tutti davvero. Grazie. Per il senatore si può uscire dal lato sinistro, quindi non più dalle scale, ma ci sarà un'uscita apposta al lato sinistro. Ok? Tutti a votare, ragazzi. Tre secondi riceverete il messaggio, Telegram, WhatsApp e due che non ce li hanno, SMS. In bocca al lupo a tutti. Giulia, votiamo.